su Radio Kiss Kiss, 26 minuti, ancora con me Noè in giro per il mondo. Adesso voglio raccontarvi la storia di questo ragazzo che si chiama Jonata. Si chiama proprio così, Jonata. Cognome Nencini, lui ha 25 anni e da 4 anni viaggia nel mondo in sella ad una Honda Transalp del 1987 di terza mano. È partito l'8 maggio del 2005 a 21 anni da Fiesole, in provincia di Firenze, con solo 2.200 euro in tasca. Jonata, senza sapere niente di moto, visti, vaccinazioni, senza sponsor, ha deciso di girare con la sua moto nel mondo. Attenzione, non per il mondo, la differenza è sostanziale, ma nel mondo. Dorme dove capita o da chi offre lui ospitalità. Finora ha attraversato la Russia, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda ed ora è da qualche parte in Cile, con il suo tour panamericano che lo porterà dall'Argentina all'Alaska. Attraverso il suo sito, tra l'altro, si può conoscere la sua grande avventura passo dopo passo. Ve lo segnalo, il sito è www.partireper.it, www.partireper.it, dal quale è possibile anche donare se volete un pasto o un pieno benzina, perché lui, vi ricordo, è partito solo con 2.200 euro in tasca e non ha nient'altro praticamente. Jonata è in viaggio appunto da 4 anni e un giorno. Il suo giro del mondo in moto continuerà per altri 2 anni, 11 mesi e 30 giorni. Allora, caro Jonata, ti seguiremo e grazie a te potremo anche vivere un pezzetto della nostra voglia di avventura e chiaramente aspettiamo con ansia il tuo ritorno a casa.